Signore e signori, bentornati. Ultimamente nella community di FC non si parla d'altro che di questo devastante sprint boost, una tecnica in grado di farci accelerare bruscamente e all'improvviso, consentendoci così di bruciare in velocità i nostri avversari. Ed effettivamente anche io avevo notato che questa tecnica sembra funzionare molto bene. Tuttavia, da persona analitica e metodica quale sono, non mi sono voluto fidare semplicemente delle mie impressioni e della mia percezione, e quindi ho condotto degli esperimenti per dimostrare o smentire in modo inconfutabile quanto è efficace questo sprint boost. Il motivo per cui inizialmente ho voluto condurre questi test è perché avevo paura che la mia percezione potesse essere influenzata dal fatto che arriviamo dalle ultime settimane di FC24, in cui, come ben sapete, perlomeno in Ultimate Team, tutte le squadre hanno tutti i giocatori con 90-95 di velocità. Quindi non senti tanto la differenza tra un'ala e un difensore centrale, perché tanto entrambi corrono quasi alla stessa velocità. Mentre poi, come ogni anno, si ricomincia la stagione con giocatori con statistiche normali, umane, e quindi può capitare che si ha un esterno, un'ala molto veloci, e quando si va a provare a superare con uno scatto un centrocampista o un difensore centrale che magari hanno 60, 70, 80 di velocità, allora si torna a percepire questa differenza nell'accelerazione. Per verificare che non fosse questo il caso, ho condotto, come vi dicevo, questi esperimenti, tramite i quali però ho scoperto che esiste anche un'altra tecnica di sprint boost che sembra essere ancora migliore di quella di cui stanno parlando tutti quanti negli ultimi tempi. E adesso ve la vado a mostrare. Innanzitutto vi spiego rapidamente in cosa consiste questa nuova tecnica di sprint boost, che poi in realtà non è nuova perché esisteva anche negli scorsi FC, però quest'anno pare essere notevolmente migliore ed in grado di concedere un'accelerazione ancora più esplosiva, ed è per questo che ha fatto particolarmente scalpore. Eseguirla è facilissimo, basta correre tenendo premuto L1, che sarebbe il tasto del pallonetto per intenderci, poi rilasciare L1 e premere il tasto della corsa, che per chi ha i comandi di default è R2. Così facendo il giocatore improvvisamente accelera tantissimo e brucia tutti quanti in velocità. Qui io ho condotto degli esperimenti che, tra parentesi, mi hanno richiesto non poco tempo e sono stati anche piuttosto impegnativi. Quindi, se apprezzate i miei contenuti, il modo migliore che avete per dirmi grazie è semplicemente iscrivervi al canale e lasciare un like al video. È facile, veloce ed è pure gratuito, quindi un grazie in anticipo a tutti coloro che decideranno di farlo. Detto questo, passiamo proprio ai test che ho svolto. Per mostrarvi visivamente nel migliore dei modi le differenze tra le varie tecniche di sprint boost, sono andato in arena e ho fatto correre, in questo caso Vinicius, lungo la linea dell'area di rigore, in modo poi da confrontare le diverse velocità con le diverse tecniche. In questo modo, secondo me, diventa molto semplice notare le differenze e quindi è più facile spiegare determinati concetti. Naturalmente io, off camera, ho svolto tantissimi altri esperimenti in arena, in partita, offline, online, tutte cose che comunque ovviamente a voi non interessano, e a titolo esemplificativo e dimostrativo, secondo me, conviene procedere proprio in questo modo qui. E questi esempi, come vi accennavo prima, ho scelto di utilizzare la linea dell'area di rigore in modo da dimostrare che il giocatore percorre esattamente la stessa identica distanza in tutte e quattro le diverse clip. Detto questo, un altro dettaglio importante è il riferimento iniziale da cui iniziamo a contare. Come vedete, ho scelto di avviare il timer quando compare per il primo frame il playstyle del razzetto dorato che Vinicius ha. Infatti qui, se voi prestate bene attenzione, è visibile, sta per comparire il razzetto. Se io torno un frame indietro, il razzetto non c'è in nessuna di queste clip, quindi siamo sicuri che sono tutte sincronizzate.
Naturalmente è difficilissimo, invito anche voi a fare questi esperimenti se vi va, è veramente complicato correre perfettamente dritto lungo la linea, quindi concedetemi qualche piccola deviazione lungo il percorso, ma ho provato tante volte finché non l'ho fatta abbastanza dritta, in modo che non ci siano dubbi sulla veridicità e sull'affidabilità dell'esperimento. Detto questo, abbiamo naturalmente a sinistra la nostra baseline, ovvero il giocatore che sta proseguendo semplicemente con l'analogico sinistro e poi inizio a correre con il tasto R2, quindi quello che si fa normalmente in una qualsiasi partita, in una qualsiasi azione. Poi abbiamo la tecnica di sprint boost con L1, che è quella che vi spiegavo prima, che ha fatto tanto scalpore ultimamente, ed infine sulla destra abbiamo due clip di corsa in cui c'è un'altra tecnica di sprint boost, quella che vi dicevo inizio video di aver scoperto proprio conducendo questi esperimenti. Funziona uguale a quella con L1 R2, ma invece di L1 R2 si fa R1 R2, dove R1 è il tasto per il dribbling che è stato introdotto l'anno scorso ed R2 è sempre il tasto della corsa. Come vedete, tutti quanti partono più o meno dall'angolino dell'area piccola e se noi andiamo a vedere chi arriva per primo, guardate un po', andiamo avanti di qualche frame, la clip tutta a destra, quindi la corsa con R1 e R2, è quella che pare essere la più veloce di tutte, seguita poi da quella con L1 e poi, cosa un po' strana, ma ci arriviamo tra poco, al terzo posto abbiamo sempre la tecnica con R1 e R2, ma con una leggera differenza che vi spiego a momenti. Quello che comunque è palesemente evidente è che c'è una notevole differenza in effetti rispetto allo sprint che parte da una situazione di base, che sarebbe la clip a sinistra, perché le altre tre più o meno se la giocano, ma quella a sinistra è molto più indietro delle altre. Ve lo faccio anche rivedere tutto quanto da capo in modo che lo possiate notare in tempo reale. Guardate che differenza impressionante. Nel momento in cui lui nella clip a sinistra arriva qui, nelle altre tre ormai ha già finito da un pezzo. Ora sicuramente vi starete chiedendo: ma perché la tecnica con R1 più R2 è diversa nelle due clip sulla destra? Questa è una bella domanda, me lo sono chiesto anche io e mi sono dato due risposte, secondo me entrambe potenzialmente valide. Innanzitutto notate che sulla destra non sono riuscito a correre perfettamente dritto, mi sono, soprattutto con l'ultimo tocco, mi sono leggermente spostato di lato, mentre in quella leggermente più a sinistra questa cosa non è successa. Questo in teoria è molto strano, perché avendo deviato dal percorso io ho percorso un tragitto più lungo e quindi nella clip a destra sarei dovuto essere ancora più lento rispetto alle altre, eppure sembra che il giocatore sia stato ancora più veloce. Questo si può spiegare in diversi modi. Il primo potrebbe essere che magari quando lui devia leggermente verso destra o verso sinistra riesce per qualche strana ragione ad imprimere più velocità al giocatore, oppure più banalmente e forse anche più verosimilmente il momento in cui i giocatori iniziano a scattare, che è più o meno questo, è leggermente diverso. Quindi la mia ipotesi è che il dribbling e lo sprint boost, perdonatemi, con R1 più R2 è più efficace se si becca il timing corretto, dove con timing corretto intendo scegliere bene il tempismo in cui si rilascia il tasto R1 e si preme il tasto R2. Probabilmente se lo si fa ad un certo punto della corsa si riesce ad ottenere un effetto ancora migliore, mentre se non lo si fa con il tempismo ottimale si ottiene comunque un buon effetto che risulta praticamente identico a quello dello sprint boost con L1 più R2. Praticamente identico perché, come vedete, quando arrivano a fine corsa sono più o meno alla pari, con questa leggerissima differenza che secondo me
deriva un po' sia dal fatto che non iniziano perfettamente entrambi nello stesso momento, e anche perché, per quanto io sia abbastanza vicino alla linea, voi notate che nella terza clip sono leggermente più laterale, mentre nella seconda no, anche se poi di là comunque mi allontano e poi riconvergo verso il centro. Quindi è un po' da capire, però penso che concordiate anche voi con me sul fatto che una differenza così lieve non fa tanta differenza in partita. Quello che è importante notare piuttosto è che innanzitutto lo sprint boost effettivamente fa una differenza importante rispetto a non usare nessuna tecnica in assoluto, come vediamo nella clip alla nostra sinistra, anzi alla vostra sinistra. Mentre tra R1 ed L1 secondo me conviene comunque R1 più R2. Perché? Perché correre con R1 già prima che iniziamo lo sprint boost ci permette di essere molto più agili nei movimenti e soprattutto più veloci, quindi perdiamo meno tempo prima di iniziare a correre, ad accelerare, mentre andando avanti con L1 rallentiamo di più. Tuttavia è altresì vero che andando in avanti con L1 noi siamo più lenti e quindi è più facile ingannare l'avversario con questo scambio di velocità che risulta, viene percepito come maggiore. Quindi sono entrambe tecniche valide, tutte e due vanno utilizzate nei contesti più appropriati, che poi dipendono moltissimo dalle situazioni di gioco. Cosa secondo me potete portarvi a casa da questo video? Numero 1, che utilizzare questa tecnica di sprint boost è importante. Numero 2, che sia L1 che R1 più R2 funzionano bene e a seconda della situazione di gioco potete scegliere quale utilizzare. Numero 3, e lo aggiungo adesso, funzionano anche le vecchie tecniche di sprint boost, ad esempio il doppio passo e così via, anche se quelle lì sono leggermente, ma veramente di poco, meno efficaci di L1 oppure R1 più R2. Spero di non essermi dilungato esageratamente e spero soprattutto di essere stato sufficientemente chiaro nelle mie spiegazioni, dato che, devo essere onesto con voi, non sono pienamente soddisfatto di come ho comunicato questa mia scoperta. Tuttavia mi auguro che siete comunque riusciti a comprendere. In ogni caso, grazie mille per avermi ascoltato ed essere arrivati fino alla fine del video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like se il contenuto è stato di vostro gradimento e, come sempre, noi ci vediamo al prossimo video.